Ciao ragazzi e benvenuti al Trading Show. Questa settimana parleremo di mercati, massimi storici per l'oro, il portafoglio, il Nasdaq esplode, spunto operativo, bias sul petrolio e i rollover settimanali. E se sei interessato al trading sistematico, iscriviti al nostro canale per ricevere le notifiche sui nostri video settimanali. Sono Francesco Placci, responsabile R&D per la Hunger Academy. Cominciamo subito con la panoramica sui mercati per vedere assieme che cosa è successo nel corso della settimana. Bene, da dove partiamo per la nostra consueta analisi, per capire meglio quello che è successo nel corso della settimana? Sicuramente dai metalli, perché abbiamo l'oro sui massimi storici di sempre con un fortissimo movimento rialzista. Ma ancor più, se diamo un'occhiata al silver, vediamo un'esplosione al rialzo veramente notevole, un più 19% negli ultimi 5 giorni, un più 50% a un mese, più 80% a 3 mesi. Quindi parliamo proprio di un fortissimo trend rialzista per tutto il settore dei metalli. Sicuramente degno di nota è anche l'andamento del natural gas nel corso dell'ultima settimana, vedete un più 22%, quindi anche qui abbiamo assistito a un forte movimento rialzista e in generale anche il settore energetico è sicuramente positivo questa settimana. Anche il Bitcoin ci ha dato soddisfazioni, è salito in realtà soltanto di un 2,6% questa settimana, però vedete il rendimento a un mese del 26%, quindi anche il Bitcoin comunque sembra essere ben impostato al rialzo. Possiamo anche notare che tra i settori più deboli c'è quello dei cereali, vedete rendimenti praticamente negativi ovunque tranne che sul binoil, mentre continua ancora la corsa al rialzo degli indici azionari che a dispetto del coronavirus, diciamo del distacco che probabilmente esiste tra l'economia reale e quella finanziaria, sale, continua a salire, il Nasdaq fa un più 3% questa settimana e l'S un più 2%. Sul fronte invece della volatilità possiamo notare valori generalmente contenuti, in particolare abbiamo il mini S&P 500 che si trova su valori minimi di volatilità, quindi paragonabili a quelli che erano presenti prima del crash di marzo. Ovviamente il discorso è diverso per esempio per il silver che mostra una esplosione, no, di volatilità nel corso dell'ultimo mese e in generale un po' anche nel settore dei metalli, anche il rame vediamo su valori di percentile molto alti, rimangono comunque, diciamo così, generalmente alti i valori di volatilità su un arco temporale più lungo come ad esempio quello annuale. Diamo un'occhiata anche ai VIX Index e possiamo notare come la struttura a termine si trovi praticamente in contango, quindi stiamo assistendo ad una normalizzazione della struttura a termine. Sappiamo che per l'80% anche più del tempo la struttura a termine della volatilità si trova in contango quando appunto i mercati si trovano in fase di trend rialzista o comunque di mancanza di turbolenze sui mercati. Notiamo sicuramente un divario tra la volatilità a 9 giorni e quella mensile rispetto a quelle di più lungo termine e questo è principalmente dovuto all'incertezza derivante dall'esito delle elezioni americane. Vedete infatti la volatilità a 3 mesi ha valori molto più alti rispetto a quella a un mese. Stesso discorso poi per quella annuale e per quella a 6 mesi. Ora che abbiamo visto alcune statistiche chiave sui mercati finanziari e visto che noi trader sistematici utilizziamo anche queste informazioni per costruire le nostre strategie automatiche, andiamo come di consueto a dare un'occhiata al nostro portafoglio di trading system per vedere come i sistemi hanno reagito alle attuali condizioni di mercato. Buongiorno a tutti, da Alessandro Danos. Questa settimana andremo a vedere come si sono comportati i nostri sistemi e in particolare analizzeremo tre sistemi su futures su indici azionari americani, in particolare il Nasdaq Future e il Dow Jones Industrial Future.
Per quanto riguarda il Nasdaq, vi mostro questo sistema che i più attenti forse riconosceranno, in quanto l'ho mostrato nella scorsa puntata del Trading Show. È una reversal che entra con ordini limit, sui livelli di high e low del giorno precedente, e avevamo sottolineato come il Nasdaq stesse mostrando una natura prettamente reversal, con massimi e minimi che andavano a verificarsi in corrispondenza dei massimi e minimi della giornata precedente, che ricordiamo è il nostro trigger d'ingresso. Notiamo come anche lo short aperto venerdì scorso sia poi riuscito ad ottenere un take profit, dando quindi seguito a ciò che di buono, la logica di fondo del sistema sta facendo vedere nel corso dei mesi. Ora, andando ad analizzare il performance report, vediamo che l'equity line, si mantiene, positiva, facendo registrare nuovi picchi di equity, e notiamo anche come l'average trade del sistema sia davvero di tutto rispetto. Vediamo qui 505 dollari di average trade negli ultimi 111 trades con un contratto. E vi faccio notare come la percent profitable di questo sistema, che si aggira intorno al 40%, e potrebbe sembrare poco, soprattutto perché si parla di una reversal, dove in genere si riescono a ottenere delle percentuali di profittabilità più alte, vediamo che in realtà, ottenendo un rapporto tra average win e average loss di 1,72, il sistema riesce comunque, pur avendo una percentuale di profittabilità che qualcuno potrebbe giudicare bassa, ad ottenere un risultato annuale di oltre 28.000 dollari in 68 trades. Bene, passiamo ora al prossimo sistema, che è per certi versi simile, a quello appena mostrato, in quanto anche questo sistema qua è una reversal sul Nasdaq. I più attenti ricorderanno che anche riguardo questo sistema avevamo già mostrato i risultati, sottolineando il fatto che la strategia, a seguito di un periodo che potremmo definire laterale, stava dando dei segni di ripresa. Confermati questi nell'ultima settimana, noi ci trovavamo più o meno in questo punto, la strategia ha continuato a performare bene, riuscendo a recuperare questo brutto drawdown ottenuto nel mese di aprile e riuscendo ad andare a toccare nuovi picchi di equity. Questo grazie soprattutto a questo bel trade long ottenuto nella giornata di ieri. Passiamo ora all'ultima strategia. È una strategia molto semplice, di tipo bias, sviluppata sul Dow Jones Futures. E vediamo come questa strategia è riuscita nell'ultima settimana a fare questo bel trade long, chiuso ieri sera. La strategia, in questione entra long al martedì e chiude la posizione al giovedì, a fine sessione. Lo short invece, verrà aperto a breve, quindi al venerdì, adesso sono le 10:53 e alle 11, quindi tra circa 7 minuti, la strategia tenterà l'ingresso short. Vediamo dal report come questo semplice sistema stia dando degli ottimi risultati, soprattutto nell'ultimo anno, dove vediamo, che il sistema ha guadagnato la bellezza di 94.000 dollari, anche l'equity line, è di tutto rispetto e continua a far registrare dei nuovi massimi di equity. Tenete conto che i dati si riferiscono a rendimenti ottenuti utilizzando due contratti, perché noi la strategia la utilizziamo con queste impostazioni. Comunque, anche dividendo i risultati annuali, per un singolo contratto, rimarrebbero comunque molto buoni.
Perciò questo non fa altro che avvalorare la tesi che mantenere i sistemi quanto più possibili semplici porti a dei benefici non indifferenti. Quindi cercate di mantenere i vostri sistemi il più semplice che possiate, perché senza dubbio nel trading la semplicità paga. Ciao a tutti, benvenuti da Andrea Nebbiolo e oggi vi farò vedere un bias interessante tra i più noti e in particolare trattiamo del bias intraday sul crude oil. Il crude oil è un future quotato al NYMEX appartenente al gruppo CME, che è una delle principali borse futures di Chicago. E in particolare volevo farvi notare che se andiamo a vedere l'andamento medio di ogni barra oraria all'interno di ogni sessione, possiamo notare che ci sono inizialmente dall'apertura della sessione visibile diciamo da questa linea gialla, vengono mostrate molte barre consecutive in diciamo negativo, quindi con un movimento ribassista. Vediamo che la sequenza è sicuramente di tutto rispetto e molto interessante. Mentre invece nell'ultima parte di sessione, quindi in questo caso dalle 12 americane, orario di New York in poi, vediamo che ci sono queste 5 barre positive, sempre consecutive, e tra l'altro con un'intensità anche piuttosto interessante. Quindi quello che possiamo andare a provare a fare e andare a creare la curva accumulata del movimento medio per ogni barra all'interno della sessione e andare a vedere in media qual è l'andamento accumulato all'interno della sessione borsistica. Quello che possiamo notare è sicuramente interessante, infatti, come possiamo vedere dall'apertura di sessione, il prezzo normalmente tende a scendere per parecchie ore consecutive, certo con qualche piccolo storno qui, ma rispetto al totale non sembra inficiare, diciamo, la validità di questo setup. Dopodiché sembra giungere ad un minimo intorno alle 12 per poi effettuare un'inversione al rialzo fino al termine della sessione di negoziazione. Ho provato infine a verificare questo setup di base su un grafico a 15 minuti per vedere come si sarebbe comportata questa strategia, diciamo, di base durante gli anni. E quello che ho potuto notare è che l'andamento è sicuramente interessante. Purtroppo buona parte dei profitti sono stati conseguiti qui tra i primi anni, quindi nel 2008, a cavallo col 2009, però possiamo notare che comunque anche l'ultima parte dello storico è comunque a rialzo, diciamo rialzista, ed è comunque interessante vedere che comunque nell'anno attuale, quindi nell'ultimo anno, comunque l'idea di trading si sarebbe dimostrata ancora valida. Ok, diamo un'occhiata ai prossimi rollover. Vediamo subito che per i Lean Hogs, Soybean Oil, Soybean e Soybean Meal abbiamo il settlement il 14 di agosto, ma vi ricordo che tutti questi contratti sono già attivi sul mese seguente, perché su questa scadenza non c'è praticamente più la maggiore liquidità e quindi il Lean Hogs è già su ottobre, la soia è già su novembre, mentre Soybean Oil e Soybean Meal sono sul contratto di dicembre. Vi ricordo infine che il 19 agosto c'è il settlement del VIX Future e il 20 agosto quello del crude oil, quindi a breve saranno da rollare anche questi contratti. Ok ragazzi, volete imparare a costruire dei sistemi come i nostri? Noi seguiamo un metodo, quello di Andrea Unger, il 4 volte campione del mondo di trading con denaro reale. Se volete saperne di più, cliccate sul link e potrete scegliere data e ora per una call gratuita con uno dei nostri tutor. Parleremo della vostra situazione attuale, di quello che state facendo nel trading e di quello che vorreste ottenere e cercheremo di capire assieme se possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi di trading. E soprattutto mi raccomando, non chiudete il video senza esservi prima registrati al nostro canale e mettete un like se il video vi è piaciuto. Grazie per la visione e vi do appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata del nostro Trading Show.